Giulio Ricordi e Boito avevano portato da Milano un modello perfetto del palcoscenico e delle scene del Falstaff che si sarebbe dato alla Scala in febbraio. Vieni. Siediti su, qui. Prego. Prego, signora Giuseppina. Ecco qua. Ecco. Ah, e adesso... Un taratara, un pa, taratara, un pa, pam, taratara, un pa, Falstaff, un pa. Atto primo, scena prima. La scena rappresenta l'osteria della Ciarentiera. 1893 è l'anno dell'ultima opera di Verdi, il Falstaff, e l'Italia sta cambiando, è già cambiata. Nel 91 era uscita la grande enciclica sociale di Papa Leone XIII, la Rerum Novarum, con cui i cattolici si proponevano e cominciavano a realizzare la riconquista dell'Italia per via sociale. Nel 92-93 nasce con altro nome il Partito Socialista Italiano, come Partito Lavoratori, ma insomma poi si fissa il nome di Partito Socialista Italiano. Altro grande protagonista quindi che si organizza, ed è del 92-93, a cavallo di quei due anni, anche il primo governo di Giovanni Giolitti. Non sono ancora i suoi anni, l'età giolittiana è al principio del Novecento, però è importante anche questo primo tentativo, il progetto liberale riformista comincia a manifestarsi in qualche modo già qui e perde. L'Italia dunque sta cambiando, nel senso che sta avvenendo la rivoluzione industriale. Certo, non dappertutto, non ugualmente veloce in tutte le zone d'Italia, anzi, la questione meridionale è parte fondamentalissima di questi anni. L'agricoltura si industrializza anch'essa, certo, ma nella pianura padana e in qualche altra zona in giro per la penisola, mentre rimane allo stato, nella maggior parte dei casi, nell'Italia meridionale. Acqua maratia da scorri, non è solo acqua chiglia che arricondi, vento fresco e forse voci tra noi su, lo respiro d'ogni sotterraneo mare. Tra le novità c'è anche l'organizzazione politica. Si profilano i partiti, esisteva già il partito, il piccolo partito di massa che era il Partito Repubblicano, adesso, come dicevo prima, nasce un partito di massa destinato a diventare assai più grande, il Partito Socialista, e anche la borghesia si riorganizza e si organizza su due linee, la linea che può essere impersonata da Giolitti e la linea che per ora è impersonata da Francesco Crispi. Altri segnali di rinnovamento, di cose nuove, piccoli e grandi segnali come il primo tram elettrico a Milano. La Scala, per piacere Boito, abbassi un po' il vetro così la vedo bene. Automobili, luce elettrica. Mi ricordo quando i lampioni erano a olio e passava a accenderli il lampadino. Mi ricordo quante cose che mi ricordo. Il Partito Socialista è un partito tendenzialmente settentrionale, un po' centrale, assai meno meridionale. E anche il movimento cattolico che va radicandosi, si radica attraverso le parrocchie. Le parrocchie hanno un reticolo molto più fitto nelle aree dello sviluppo al nord piuttosto che al sud. Là la parrocchia è comunque diversa. Il movimento cattolico prende capi in Sicilia, nell'Italia meridionale, ma le masse le trova altrove. E però... proprio nel 1893 c'è un grande fenomeno di massa che muove dal sud, che si svolge quasi per intero nel sud e in particolare nella Sicilia. Quante cose nella storia d'Italia sono cominciate dalla Sicilia? Eccone un'altra, i fasci appunto siciliani. Ovviamente nulla a che fare con i fascisti di 30 anni dopo, non c'entra nulla.
è un movimento contadino, prevalentemente contadino, anche se in veste degli zolfatari e qualche operaio, ma si tratta di 200-300 mila, pensate, 200-300 mila persone, popolani, che si mettono in movimento nel 1893, che si organizzano, anche se c'è moltissima spontaneità in questo grande movimento di massa, per fare che cosa? L'antico sogno della terra che torna a manifestarsi. Occupare i latifondi, spartirseli, spartire in genere le grandi proprietà. Quindi non è soltanto un fenomeno sociale dal basso per venire incontro eventualmente ai bisogni delle popolazioni. Potrebbe benissimo essere letto anche come un movimento produttivista, cioè un progresso a cui poteva essere interessata una classe dirigente che l'avesse saputa interpretare e che avesse saputo staccarsi da quelle strutture economiche e agrarie antiquate, basate appunto sulla grandissima proprietà assenteista, sul latifondo. Punti di partenza del movimento sono le città. Catania, che annovera vivaci correnti intellettuali e numerosa popolazione contadina legata alla fertile pianura circostante. Palermo, centro di grandi contrasti sociali, abitata da un vasto sottoproletariato e da sempre punto di convergenza dei moti di ribellione di un'ampia parte della regione. Nel corso del 1893 i fasci si moltiplicano rapidamente, da poche decine a circa 160, acquistando sempre più un profilo di un movimento popolare per un rinnovamento e per una maggiore giustizia sociale. E alla sera, quando scura, ma ricampo senza grana, mia moglie mi batte le mani con 7 figli che vogliono mangiare pane d'oro per mangiare. La minescia è 4 fabi, ma le fabi le chiedi a rubare, se no tutte moremmo di fame. I fasci riescono ad esprimere una classe dirigente, cioè a livello di base ci sono contadini che sono capaci di dirigere. A livello superiore ci sono poi dei borghesi, socialisti, qualche volta anche deputati, come Garibaldi Bosco, come Verro, come De Felice Luffrida o come Barbato. È proprio Garibaldo Bosco che scrive a Napoleone Colaiani, un radicale importante dell'epoca, una frase che va ricordata. Pane che mangiano i contadini di Sicilia contro i quali si mandano i soldati. Di che si tratta? Bosco gli aveva mandato anche un pane, un vero pane di frumento mista a polvere, pane di bassissimo livello mangereccio, che pure era quello che dovevano mangiare. Voleva che Colaiani lo presentasse alla Camera, voleva che ne nascesse uno scandalo. Nel dicembre del 93 va in crisi il governo Giolitti. Perché? Perché il governo Giolitti ha un atteggiamento troppo morbido secondo la proprietà. Non interviene, non spara, non fa sparare l'esercito. Va in crisi proprio per questo. L'esperimento giolittiano non è maturo, la classe dirigente non ce la fa a reggere questo grande movimento di massa, a interpretarlo, eventualmente a egemonizzarlo secondo i propri scopi. Torna il vecchio Crispi e torna, benché cerchi all'inizio qualche altra soluzione intermedia, torna alla fin fine per scegliere la via della repressione. Stato d'assedio, mano libera all'esercito, l'esercito spara. Ci sono decine di morti. Anche Crispi sembra malcontento di sé, se dice, come è testimoniato da un altro personaggio, qualcosa di questo genere. Ma chi mi avesse detto che io dovrei essere il Del Carretto della libertà? Chi era stato Del Carretto? Era stato il ministro di polizia dei Borboni. E il giovane Francesco Crispi, quando era ancora un rivoluzionario, Mazziniano e garibaldino, era stato naturalmente un antagonista dei Borboni, un antagonista di Del Carretto. Falstaff. Shakespeare aveva inventato questo personaggio, pancione, gentiluomo, ladro, ghiottone, truffatore e seduttore da strapazzo. Il vecchio Verdi ride di questo gaglioffo di Falstaff, ma con malinconia. Non è come nel Barbiere, l'altro capolavoro comico del melodramma. Una risata allegra, sfacciata,
In fondo a quel ridere di Verdi c'è sempre un poco di amaro. Quel vecchio mascalzone a Verdi gli fa pena. Ehi, tavernia! Quest'opera Verdi la deve a Boito, alla sua amicizia vigile, discreta. Boito, che per sé non sapeva lavorare, il Nerone era sempre allo stesso punto, ma sapeva lavorare con dedizione per Verdi. Bene, diamo ancora un'occhiata a questa e poi vedremo un po' le altre.